buongiorno mister Carmine Gaudieri. Allora mister, presentiamo una partita che è un derby, quindi è sempre difficile. Avellino Torre sarà senza i suoi tifosi, le difficoltà, quali sono i problemi che sono arrivati nelle scorse ore? Ma intanto sappiamo che andiamo a affrontare una partita importante e difficile, perché comunque affrontiamo una squadra che lotta per salvarsi, una squadra allenata anche bene, però noi dobbiamo andare a Pagani per fare la partita, dobbiamo andare a Pagani portare a casa il risultato, sapendo che comunque di fronte abbiamo una squadra organizzata. E per quanto riguarda gli infortuni, stiamo cercando di recuperare tutti. Ieri Murano si è fermato a scopo precauzionale, De Francesco lo valutiamo oggi e Di Gaudio la prossima settimana. Però stiamo quasi recuperando tutti, ecco. Buongiorno mister. Buongiorno. Giustamente lei parlava delle difficoltà che un derby impone, l'altro è il primo dell'era Gaudieri questo. E le volevo chiedere, è vero che si guarda sempre in casa propria, ma domani bisogna assolutamente vincere, anche perché ci sono due scontri al vertice contro le dirette concorrenti che diciamo ottenendo contro le quali ottenendo un risultato importante l'Avellino potrebbe anche pensare ad accarezzare il grande sogno, oltre che a consolidare un posto importante nella Serie A. Ma io, come vi ho detto i primi giorni, lo ridico anche ora, io alleno la mia squadra per cercare sempre di fare risultato pieno. Sappiamo che è una partita da vincere, l'abbiamo preparata per questo, ma sappiamo anche che la partita va giocata sotto tanti aspetti, va giocata sotto l'aspetto tattico, sotto l'aspetto tecnico, sotto l'aspetto mentale. La partita è stata preparata per fare bottino pieno, questo lo sappiamo, però la partita va giocata e sicuramente dobbiamo cercare di portare a casa il risultato positivo, sbagliando poco, e portare in campo le nostre situazioni che abbiamo provato in questi giorni. Però le partite vanno sempre giocate, ecco. Salve mister, buongiorno. Buongiorno. Ma guarda, noi stiamo provando e stiamo portando avanti il 3-5-2, ma dentro ci stiamo mettendo anche situazioni da 4-3-3. È normale che questa è una squadra che vi ho spiegato anche la scorsa volta, può giocare col 4-3-3, ma mancandoti giocatori e anche giocatori che in questo momento qui fisicamente non sono al top, è normale che ha un po' delle difficoltà, però comunque ci stiamo lavorando e la squadra il gruppo sta recependo anche i messaggi del sistema di gioco diverso al 3-5-2, che poi il 3-5-2 dipende come lo fai, nel senso che il mio modo di fare il 3-5-2 è quello di, comunque c'è due attaccanti importanti avanti, c'è gli interni come Kragel in questo momento qui, come Carriero, che comunque sono giocatori di grande inserimento, e poi c'è due giocatori di fascia, c'è Rizzo, c'è Ciancio, c'è Mignanelli, c'è Tito, che sono più che terzini, sono ali, cioè comunque un 3-5-2 offensivo. Dipende come lo vai a fare. Il mio modo di fare il 3-5-2 è quello che dalla metà campo in su devi riempire l'area con 4-5 giocatori. L'abbiamo fatto anche a Latina, perché comunque poi a Latina, andando a vedere i dati, abbiamo creato
tre palle gol importanti e la potevamo anche portare a casa rischiando forse sull'unico tiro all'88esimo da fuori area. Per quanto riguarda Mikoski è un giocatore di a parte di grande umiltà, ha una tecnica anche importante. Ragazzo, ci ho anche parlato, per me è un giocatore che dalla metà campo in su ti può giocare sia a sinistra in fascia, ti può fare l'interno di centrocampo, ma comunque deve capire i tempi di gioco, deve capire gli inserimenti, deve capire determinate situazioni tattiche. Però è un giocatore che, per quanto mi riguarda, per il mio modo di vedere, se ci lavori è un giocatore che ti può dare tanto. Però anche Kragel è un giocatore offensivo, cioè nasce, lo sappiamo, cioè piace molto giocare dalla metà campo in su. Però su Mikoski ci puoi lavorare tanto, ecco, sotto questo aspetto qui. Mister, buongiorno. Buongiorno. Purtroppo la mancata vittoria di Latina e questa sosta forzata, quindi la mancata gara disputata contro il Catania, ha spedito, tra virgolette, l'Avellino a distanze quasi siderali rispetto al Bari, al Catanzaro e al Francavilla, perché se andiamo a vedere la classifica adesso, ovviamente al netto del recupero, l'Avellino ha 10 punti dal Bari, 6 dal Catanzaro e addirittura 4 da questo Francavilla. Insomma, qua si sta perdendo anche il terzo posto. Allora, papale, insomma, le chiacchiere ovviamente del calcio sono sempre state a zero, ma mai come in questo momento. L'Avellino ha un solo risultato dal Marcello Torre, deve prendere i 3 punti, senza se e senza ma. Per farlo ovviamente dovrà calarsi nella realtà di un derby che impone ovviamente determinati ritmi agonistici, una certa intensità per essere al pari della squadra che è di fronte, che ovviamente è disperata, ha fame di punti. E allora la prima cosa ci dovrà essere intensità, molto furore agonistico da parte dell'Avellino per pareggiare questo atteggiamento della Pavanese e poi ovviamente lasciar fare al superiore tasso tecnico dell'Avellino. Se non ci sono queste premesse, l'Avellino non la vince la partita. Ma guardi, io intanto parto dal presupposto che, ripeto, nella mia mentalità a me mai nessuno mi ha regalato nulla. Quello che mi sono costruito da giocatore e da allenatore, perché ho sempre pensato positivo, e la mia carriera è nata perché volevo sempre vincere, e questo io lo so. Le partite vanno giocate, cioè questo lo so pure io, ma lo sanno anche i ragazzi. Vincere, noi si gioca per vincere, non è che si gioca per perdere, questo è fuori discussione, cioè, però le partite vanno giocate. Noi abbiamo avanti Bari, abbiamo avanti Catanzaro, in questo momento qui abbiamo avanti Francavilla, come dice lei abbiamo una partita in meno, ma io oggi non guardo a questo, io guardo alla partita di domani, dove l'abbiamo preparata e oggi la chiudiamo anche nei minimi particolari per andare a Pagani e per vincere, ma noi sappiamo benissimo che se non lotti ci puoi avere giocatori tecnici, ci puoi avere giocatori tattici, ci puoi avere giocatori di personalità, ci puoi avere giocatori di Serie A, ma fai fatica anche a portarlo a casa, cioè nel senso che giocatori importanti, questo lo sappiamo e ce l'abbiamo, però c'è bisogno di mettere altro. Ma questo gruppo qua, da quando ci sono io, perché io sono qui da 12 giorni, dove abbiamo fatto 2 partite, 4 punti, e fortunatamente abbiamo subito 0 gol, e vedendo i dati abbiamo fatto anche cose importanti, il gruppo sta spingendo, e lavoreremo su questo. Però so che ogni partita va giocata, ogni partita va vinta. A me non mi piace fare le chiacchiere, a me piace fare i fatti, però poi vai a affrontare una squadra e le partite vanno giocate al massimo, vanno giocate in determinate situazioni, vanno giocate per vincere. Io vi posso dire che nella mia mentalità è quello che mi sono costruito, ho giocato sempre per vincere e ho ottenuto dei grandi risultati, non ho mai giocato per perdere, è quello che sto trasmettendo ai ragazzi, ma anche i miei giocatori giocano per vincere. Poi di fronte c'è un avversario, la partita va giocata. Però se voi da me vi aspettate che io vi dico domani vinciamo,
vi potrei dire una bugia. Cioè io vi dico che noi domani andiamo in campo per vincere la partita, l'abbiamo preparata nei minimi particolari e poi la partita va giocata mettendo dentro cattiveria, va messa dentro cuore, va messo dentro gruppo, vanno messe dentro tante situazioni per portare a casa il risultato, ecco. Ma guarda, io parto dalla seconda domanda, che è secondo me la domanda più importante. Cosa possiamo fare? Cioè tutti noi possiamo fare qualcosa. Io penso che il mondo del calcio, quello che potrebbe fare oggi è creare dei fondi ed aiutare questa popolazione che in questo momento qui ha veramente bisogno. Qualcosa si può creare. Da parte mia c'è la massima disponibilità, ma anche lì le cose si fanno sempre in silenzio, mai ad aprirsi. Per il mondo del calcio, sotto questo aspetto qui, secondo me può fare tanto, ma già lo stanno facendo e lo possiamo fare, perché noi siamo dei privilegiati, siamo dei fortunati, e ognuno di noi può fare qualcosa, ma sicuramente qualcosa si farà per aiutare questa popolazione, che poi penso che tutti voi avete visto la scena di quel soldato russo cioè fermato, è catturato, dove la popolazione ucraina gli ha dato da mangiare e da bere. Quello è un gesto che secondo me solo lì dovrebbe Putin dire stop, basta, fermiamo. Però purtroppo sappiamo non sappiamo cosa c'è sotto, però da parte nostra possiamo fare un qualcosa di importante. Per quanto riguarda i singoli, ripeto, noi li stiamo recuperando tutti, stiamo recuperando Kragel che è quasi al top, Dossena bene, Murano si è fermato ieri perché ha avuto un problema fisico, ma ha chiesto a me se posso evitare di fare la partitina. Io ho detto ok, piuttosto che rischiare di alimentare il dolore l'ho tenuto fermo. Però sotto il discorso dei singoli la squadra è quasi al completo, dobbiamo recuperare Di Gaudio, Chiti e Di Francesco che si è fatto male, ha avuto un problemino l'altro ieri, speriamo di portarlo, ecco, in panchina domani, perché è un giocatore importante, ecco, per noi. Mister, buongiorno. Buongiorno. Per quanto riguarda gli esterni, abbiamo visto mettere prima anche Mignanelli, che ha mandato anche lei, allora vi dico anche le prime valutazioni dopo queste settimane di lavoro su Ciancio Rizzo, Mignanelli, Vito. Cosa pensa che le possono dare anche in termini di alternative, caratteristiche diverse tra i signori calciatori? Ma sono quattro giocatori, sono giocatori importanti, sono giocatori dove Mignanelli è una settimana che si allena con noi e sta facendo molto bene sotto l'aspetto fisico, sotto l'aspetto della reazione anche mentale. Sono giocatori, per mio modo di fare calcio, sono giocatori che comunque spendono molto sia in allenamento che in partita. Cosa ci possono dare? Ci possono dare che anche avendo tante partite adesso, dalla prossima settimana ravvicinate, sicuramente ci daranno un qualcosa di importante. Però sono quattro giocatori che ci si può lavorare, sono giocatori che comunque in un organico
ti possono fare la differenza, e sono giocatori che comunque ti creano anche problemi di scelta, perché sono giocatori importanti. Però è importante aver recuperato Mignanelli, che sta molto bene il ragazzo, c'è grande disponibilità perché comunque viene da un periodo di inattività, avrà anche il suo momento per darci una grossa mano. Però per quanto riguarda gli esterni, lì c'è l'imbarazzo della scelta, ecco. Prego. Buongiorno. Voglio tornare a quello che hai detto prima. Domani c'è da aspettarsi quindi una regione che sia più alto, che alzi molto la pressione per indurre l'avversario a ridurre, con la capacità però di coprire il campo in tutta la sua ampiezza. Sì, quando si va a giocare una partita e si prepara la partita, bisogna capire che c'è la fase di possesso e la fase di non possesso. Noi dobbiamo essere bravi a fare le due fasi, no? Dobbiamo fare, quando abbiamo la palla dobbiamo sapere cosa fare, quando siamo nell'area avversaria dobbiamo capire che bisogna andare dentro e fare gol e far male all'avversario, quando non l'abbiamo dobbiamo cercare di difenderci, cioè difenderci nel modo giusto, nel modo ordinato, perché comunque di fronte a una squadra che attacca molto, la Paganese attacca molto la profondità, c'è giocatori anche di qualità a metà campo e in certe zone del campo devi stare anche attento. Però io penso che quando vai a preparare la partita devi essere pronto per fare le due fasi. Io ai miei giocatori dico bisogna marcare anche quando attacchi, cioè cosa voglio dire? Che quando stai attaccando i difensori sono dietro, non devono stare distanti dall'avversario, ci devono essere le preventive, perché lì per il momento in cui perdi palla devi essere pronto per rubarla e per ripartire. Stiamo lavorando anche su questo, però le partite vanno preparate sempre nelle due fasi, sia la fase offensiva sia la fase difensiva, anche perché sappiamo che in una partita di calcio ci sono sia le transizioni positive e negative, no? Quando hai la transizione positiva devi cercare di far male l'avversario, quando è negativa devi cercare di difenderti nel modo giusto per non prendere gol. Mister, volevo chiedere di Mastalli, perché uno dei ragazzi che ha patito la precedente stagione, nonostante i complimenti, comunque giocava molto, molto poco, spesso anche fuori ruolo. Come sta e se può essere un giocatore in più per la Verdina? Mastalli è un professionista, è un ragazzo straordinario. Lo conoscevo da giocatore, non lo conoscevo come ragazzo, ma si è mostrato un ragazzo veramente straordinario, disponibile, un ragazzo che noi lavoriamo con, li monitoriamo i giocatori, no? Col GPS, e se vedete i dati di questo ragazzo sono incredibili. È un giocatore che anche lui ci può dare tanto, è rientrato poco fa, sono sicuro che anche lui sarà utile alla causa, però è un giocatore che, ripeto, conoscevo come giocatore, non conoscevo come ragazzo. Io ho avuto la fortuna di giocare con Damiano Tommasi. Damiano Tommasi è un giocatore tipo Mastalli, si vedeva poco, correva tanto, all'inizio non giocava mai e poi qualsiasi allenatore che arrivava faceva 30 partite, cioè guai se non ci fosse stato sia per Capello che sia per Zeman Tommasi, cioè piuttosto se mancava Totti era meglio se mancava Tommasi. E Mastalli è un giocatore di questo, Mastalli è un giocatore che ci può dare una grossa mano, ecco. Mister, giochiamo domani, poi tra 9 giorni, in pratica, anzi tra 8 giorni, rigiochiamo e comincia un ennesimo tour de force, 5 partite in pratica di 5 giorni, una cosa del genere. Ora sarà importante recuperare tutti, ma sarà anche importante mostrare la preparazione in un certo modo, perché dall'ultimo tour de force siamo usciti proprio davvero quasi stremati, a dire il vero, e poi c'è anche da considerare che sono 5 partite dove metto di tutto, decide un po' tutto, perché poi resta una manciata alla fine del campionato. Sì, la prossima settimana abbiamo bisogno di tutti, ecco perché comunque fare 5 partite in poco tempo comunque c'è un dispendio di energia impressionante. Noi dobbiamo essere bravi a recuperare i giocatori sotto l'aspetto fisico e anche sotto l'aspetto infortuni. Questo lo stiamo facendo, stiamo lavorando fisicamente e li stiamo monitorando quotidianamente, perché comunque è una squadra che ha speso tanto.
e sono sicuro che comunque poi alla fine arriveremo anche su questo. Però nelle 5 partite della prossima settimana la cosa che mi preme di più è quello di recuperare tutti i giocatori, perché quel periodo lì veramente c'è bisogno di tutti, ecco. Buongiorno. Buongiorno. Per la prima volta domani alla disposizione d'Ossena, sta bene. È vero anche che con la squalifica di Silvestri, gli infortuni di Chidi sono soltanto 3 difensori centrali a disposizione. Volevo sapere se la sta convincendo d'Ossena dal braccetto di destra, o se il reparto arretrato a 3 non rischia di essere eccessivamente lento, vista la struttura fisica dei centrali. Ma D'Ossena è un ragazzo molto applicato e comunque sta lavorando bene sotto il discorso della difesa a 3. Abbiamo lavorato questa settimana, è un giocatore che comunque è fisico, è un giocatore che gioca molto anche sull'anticipo. Quando si parla di giocatori o di reparti lenti, secondo me devi essere bravo anche a leggere l'azione. Noi sappiamo che Silvestri ha caratteristiche diverse da D'Ossena, da Scognamiglia, da Bove, questo lo sappiamo tutti. Però bisogna avere anche l'intelligenza tattica. D'Ossena è un giocatore che sotto l'aspetto dell'atteggiamento e dell'intelligenza tattica è molto attento. E poi, comunque abbiamo 3 difensori, non avendo Silvestri, portiamo il ragazzo della primavera che è Stanzione, lo porto a Pagani e farà parte del gruppo, che stiamo lavorando molto anche sotto il discorso del settore giovanile, dove ci sono ragazzi molto, molto interessanti, e questo vanno fatti i complimenti ai responsabili, ai tecnici, che comunque stanno facendo un grande lavoro, perché arrivano ragazzi di grande qualità in prima squadra, e lavoriamo anche su questo. Mister, lei ha detto che da giocatore Guidolino gli ha cambiato la vita dal punto di vista realizzativo. Cosa può fare Mister Gaudieri per cambiare la vita dal punto di vista realizzativo a gente come Cantempo? Dobbiamo lavorare su quello, ci dobbiamo lavorare la prossima settimana, sicuramente lavoreremo sui tempi di gioco, sui inserimenti, vado a dividere il campo, perché comunque sono giocatori che sotto il discorso tattico devono lavorare, perché sia Canutè, sia Kragal, sia Mikoski sono giocatori che comunque Carriero vanno spesso dentro e fuori tempo. Bisogna lavorare sotto questo aspetto qui, dandogli i tempi di gioco e i tempi di inserimento, perché comunque sono giocatori importanti. Io spesso vado a fare gli allenamenti, vado a delimitare il campo proprio per dargli delle indicazioni sia sul discorso di possesso che non possesso, e i miei giocatori devono capire che quando esci da un lato non devi andare fuori dalla porta, ma devi cercare di avere il primo taglio e il secondo taglio, indipendentemente se giochi con 3 attaccanti o se giochi con 2 attaccanti e 2 interni che si buttano dentro. Se tu hai i tempi di gioco e di inserimento, i giocatori che abbiamo noi possono far male, perché sono giocatori di gambe, giocatori importanti, però su questo bisogna lavorarci, ecco. Mister, prego. Eccoci, un giorno molto importante oggi per il Catania, c'è il recupero del 23, ma la situazione, insomma, la conosciamo tutti, è molto in vivo. Da uomo di calcio, le chiedo, le dispiacerebbe eventualmente se il Catania non dovesse essere nelle condizioni di proseguire, sarebbe un campionato anche questo falsato dopo il caso del Trapani che è recente? Ma mi dispiacerebbe sì, sappiamo benissimo la storia del Catania. Quando fallisce una società dispiace sempre, ma poi la storia che ha il Catania è una storia importante, è una storia che non si riesce neanche in questo momento qui a fare chiarezza. Io mi auguro che qualcosa possa succedere per salvare il club, perché comunque è un club importante. Se fallisce il Catania, io penso che poi alla fine ha perso il calcio, perché comunque si perde, fallisce una società importante, fallisce la storia. Speriamo che qualcuno possa subentrare e salvare questo club, però ho i miei dubbi. Bisogna secondo me fare dei, per non arrivare a questo, secondo me bisogna fare dei controlli molto molto prima, ma questo sappiamo benissimo che non succede mai, e poi alla fine ti diventa difficile intervenire, e io penso che Catania oggi ha grossa difficoltà anche per questo. Mister, le volevo fare una domanda di carattere tattico.
atteso che lei insomma ha dimostrato nella sua carriera, ma anche da come parla insomma, di avere delle idee, e quindi voglio dire, dal punto di vista tattico, questo è ovviamente fondamentale. Lei sa meglio di me che i sistemi di gioco lasciano il tempo che trovano, sono sempre relativi, perché dipendono sempre dagli interpreti. E a proposito di interpreti, visto che prima si parlava di singoli, che ne direbbe di uno schieramento arretrato con da destra a sinistra Silvestri a destra come terzino, al centro Scognamiglio e Dossin, e a sinistra Tito libero di avanzare? Avremmo probabilmente una difesa a 4 di base, ma a 3 quando si attacca. Insomma, questo per dimostrare anche che il sistema di gioco è relativo. Silvestri è un giocatore, io sono d'accordo, che ti può fare anche il terzino destro. È normale che giocando con Silvestri a destra sia più equilibrato nel discorso anche dei 3-3, e questo lo potresti fare, ma ci ho anche pensato, perché qui è inutile. Voi fate io vi reputo, cioè persone che fate parte di noi, e segreti non ce ne devono essere. Non vi nascondo che pensiero c'è stato, perché comunque se lavori con Silvestri, nel momento in cui esci a sinistra con Tito Mignanelli, lo porti dentro e diventa una sorta, anche se giochi con tre attaccanti, una sorta di 3-4-3, no? Perché poi comunque ti vai anche a difendere. È una soluzione che possiamo lavorarci. In questo momento qui Silvestri non c'è, però non vi nascondo che ci ho anche pensato. Ricordiamoci sempre che sono arrivato 12 giorni fa, datemi anche il tempo per che la sera, la notte quando mi sveglio, di solito mi svegliavo, mi addormentavo subito, adesso mi sveglio e resto un'ora e mezza a guardare il soffitto, ma con la massima serenità, ho capito, con la massima serenità, perché poi quello che bisogna, il mio pensiero è quello che bisogna lavorare bene professionalmente, essere sereni, perché poi quando sei a posto con la coscienza ti devi rimproverare nulla o poco. Poi sappiamo che il risultato fa la differenza, però io ogni allenamento esco e devo avere sempre la coscienza a posto, ecco. Però è una domanda giusta, ci lavoreremo sicuramente su questa situazione. Ecco perché apri cancelli, magari vi rendete conto anche voi di cosa succede in campo, magari chi c'è, chi non c'è, non dite perché ha giocato questo e non quello. Siamo una squadra, eh? Sì. Va bene. Fortissimo. Ah, ecco qua, non lo sapevo, scusa. Quando è nato? Oggi? Adesso? Allora, io facciamo anche gli auguri ad Alberto, il nostro fisioterapista, che oggi gli è nato un figlio e avrà delle responsabilità in più. Speriamo di dedicargli la vittoria. Va bene? Arrivederci.